E Platone? L'altro dei tuoi allievi. L'ho sentito quel pivello proclamare proprio qui che finché i filosofi non saranno capi di Stato, o i capi di Stato filosofi, le cose ad Atene andranno di male in peggio. Tanto peggio se gli ignoranti ridono di noi. Ma dimmi, a chi vi rimettete per dirigere gli affari di Stato? Ai cittadini. E come si scelgono i cittadini che diventeranno i capi della città? Tirando a sorte? Con delle fave? Lo sai bene. Dirigere gli affari di Stato non è forse cosa molto difficile? Sì. Se tu dovessi intraprendere un viaggio per mare, sceglieresti un pilota tirandolo a sorte? No. E il tuo calzolaio, il tuo maniscalco, il tuo medico, li sceglieresti tirando a sorte? No. Vedi dunque, non affideresti la tua vita ad un medico scelto dalla sorte, ma sei pronto tu, un buon cittadino, a mettere gli affari della città nelle mani di uno qualunque, forse un poveraccio. Ma ora hai ammesso che la politica è la più difficile delle scienze. Non sei dunque in contraddizione con te stesso?